niente che vuoi dirmi? Questi disgustosi esseri umani fanno sesso ogni giorno del mese. Barbara prende l'iniziativa anche quando sa benissimo di non essere feconda. Per esempio, appena finito il periodo mestruale. John ha sempre voglia di sesso e non si preoccupa minimamente se dai suoi sforzi nascerà un bambino oppure no. Ma c'è di più. Barbara e John avevano rapporti sessuali anche quando lei era incinta. Il peggio è quando i genitori di John arrivano in visita e sento che anche loro fanno sesso. Sebbene la madre di John sia passata attraverso quella cosa che loro chiamano menopausa già anni fa. Ora lei non può più avere bambini, eppure vuole ancora avere rapporti sessuali. E il padre di John è d'accordo. Che spreco di energie. Ma la cosa più strana è che Barbara e John, e anche i genitori, chiudono la porta della camera da letto e fanno sesso in privato, invece di farlo davanti agli amici come farebbe qualsiasi cane che si rispetti. Ecco, visto con gli occhi di un cane, il sesso fra i sapiens deve sembrare una cosa davvero strana, molto diversa da come lo fanno i cani e da come lo fanno tutti quanti gli altri animali. Che cosa sembra particolarmente strano? Il fatto che sia una questione privata, cioè che si fa in luoghi chiusi, il fatto che non abbia come scopo la riproduzione e che anzi si mettano in moto tutta una serie di sistemi contraccettivi per non avere bambini. Davvero strano rispetto a tutti gli altri viventi. Ci porremo queste domande, ma anche altre, partendo da una considerazione. La grandezza fisica del maschio rispetto alla femmina è sempre la stessa nelle specie animali? E perché nei sapiens il maschio è un po' più grande? A che cosa serve? Ed è più importante, diciamo così, da un punto di vista della coppia, il maschio o la femmina? Sembra una domanda bizzarra, ma una risposta la possiamo cercare. Se guardiamo nel mondo animale, per esempio guardiamo una specie di pesci, i ceratoidi, vediamo che lì addirittura il maschio è ridotto a un'appendice piccolissima legata strutturalmente al corpo più grande della femmina, con la bocca attraverso la quale viene nutrito dalla femmina e con un condotto che serve soltanto per concedere gli spermatozoi per la riproduzione. E questo è il destino dei maschi rispetto alle femmine? Che cosa differenzia i sapiens veramente? Ma il punto di vista degli animali, ammesso che lo abbiamo interpretato giustamente, è ancora poco rispetto al punto di vista di altri uomini che vivono magari in altre parti del mondo e hanno altre tradizioni e hanno anche un altro rapporto con il mondo naturale. In un viaggio che non sappiamo quanto immaginario e fittizio di un re samoano in Europa, quest'uomo ne riporta una serie di impressioni che quando racconta la sua avventura, le sue avventure ai suoi conterranei una volta ritornato in patria, rimane stupefatto dagli usi e dalle tradizioni speciali e strane che hanno i sapiens. Chiama il capo samoano l'uomo bianco occidentale Papalagi. Il Papalagi si preoccupa costantemente di ricoprire bene la sua carne. Poiché i corpi delle donne e delle ragazze sono così ben coperti, gli uomini e i ragazzi hanno un gran desiderio di vedere la loro carne, così come al naturale. Ci pensano notte e giorno e parlano molto delle forme delle donne e delle ragazze, e sempre come se quel che è naturale e bello fosse un grande peccato e potesse accadere solo nelle ombre più fitte. Se mostrassero la carne liberamente, gli uomini potrebbero rivolgere meglio i loro pensieri alle altre cose. E quando incontrano una ragazza, i loro occhi non starebbero a sbirciare e la loro bocca non pronuncerebbe parole lascive. Ma la carne è peccato, è del diavolo. Esiste pensiero più folle, cari fratelli, si rivolge appunto ai suoi conterranei, stolto, cieco, senza il sentimento della vera gioia, è il bianco, che si deve coprire tanto per non provare vergogna. Ecco, le domande abbiamo cominciato a farcele. Il sesso per i sapiens è differente rispetto a quello per gli altri animali e perché? È più importante ai fini della seduzione, dell'accoppiamento, della riproduzione, il maschio o la femmina? Quali sono le ragioni della diversità fisica, se c'è, culturale, perché quella è un altro tipo di evoluzione, e sociale tra maschio e femmina? E soprattutto, se la monogamia è la tendenza generale delle società dei sapiens, perché ci tradiamo così tanto? Arriveremo a rispondere a queste domande, ma prima vado a mettere insieme a Mr. Brown qui, perché c'è chi ha parlato di queste cose in maniera davvero molto convincente e molto divertente. Nel nostro paese è difficile fare un'educazione
sessuale precisa, perché dopo secoli di repressione linguistica noi non abbiamo a disposizione oggi le parole intermedie, i termini normali per indicare gli organi sessuali. Cioè, per un linguaggio familiare da tavola non abbiamo a disposizione parole normali come naso, mano, piede, bocca per indicare gli organi sessuali, ma soltanto dei vezzeggiativi imbecilli, cretini. So, il pisellino, per esempio, no? Pistolino, il piripicchietto, a mamma. E allora come lo chiami? Giuseppe. Dall'alto di Castel Sant'Elmo possiamo godere della vista straordinaria di Napoli al centro del suo golfo. Scopriremo perché abbiamo scelto questa città per il discorso di oggi. Adesso però lasciamoci incantare da una storia molto antica che riguarda il golfo e l'isola di Capri, quella che veniva chiamata l'isola delle sirene. Perché? La leggenda è molto antica, parte addirittura da Omero, quando Ulisse cerca la strada verso casa, nel suo ritorno ventennale si imbatte nelle sirene. Come sappiamo tutti, il canto delle sirene stregava gli uomini in maniera indissolubile, ma Ulisse sceglie non di rendersi sordo al canto delle sirene, piuttosto di farsi legare all'albero della nave per poterne ascoltare il suono. In realtà voleva conoscere di che cosa si trattava, voleva sentire il messaggio delle sirene, come era possibile che riuscissero ad avvincere gli uomini così strettamente a se stesse. Come è noto, resiste al canto, vanno via i marinai e la nave, però alcune di queste sirene si innamorano di Ulisse o vogliono continuare a cercare di incantarlo, chissà, dunque lo inseguono. Una di queste, in particolare, Partenope, arriva fino qui e poi si lascia morire poco distante da Napoli, dove sorgerà poi l'importante colonia magno-greca di Cuma, per amore di Ulisse. Chi si è sbagliato lì? Che messaggio lanciavano le sirene ad Ulisse? Era semplicemente l'uomo sbagliato, quello di cui si era innamorata Partenope, oppure invece era Ulisse a non recepire quei messaggi? Ecco, noi partiamo proprio da questo discorso oggi per entrare dentro la tematica dei messaggi nel campo dell'amore e del sesso fra gli uomini e le donne, fra i maschi e le femmine della specie Sapiens. Per parlare di quello strano legame, eppure così naturale, che tiene insieme l'animale donna con l'animale uomo nei Sapiens, dunque il maschio e la femmina, abbiamo deciso, come dicevamo, di partire da Napoli. Per tante ragioni Napoli è un po' la città del corpo ed è dal corpo che noi partiamo. Qui c'è un posto che si chiama Largo Corpo di Napoli, dunque proprio in questa grande sensualità di fondo che ci sono le ragioni di questa scelta. Qui, nella zona di San Martino,
e il Castel Sant'Elmo, che è una fortezza, come si può vedere oggi, aveva anche un uso di corte invece in passato, preventivamente, quando è stato costruito in età medievale, su questo ponte che separa con un fossato fisico quello che idealmente qualche volta abbiamo visto separare il mondo femminile da quello maschile. In realtà quello che ci interessa è soprattutto l'aspetto fisico, basato sui dati scientifici, per quelli che si possono trovare su questi argomenti così delicati tra maschi e femmine, vedere se per caso ci sono delle ragioni della superiorità che gli scienziati attribuiscono all'animale donna. Lo facciamo ricordando San Martino, appunto, questa zona, perché, come è noto, forse è più l'11 novembre, quando è l'estate di San Martino, appunto, c'è la tradizione di portare gli animali, soprattutto i bovini, dunque dotati di lunghe corna, alla vendita. Oggi in realtà la festa viene ricordata con una benedizione di tutti quanti gli animali in quella data lì. Ecco, forse da quella ragione, da quella festa, da quella vendita che portava gli uomini, i mariti fuori di casa, lasciava le mogli e le donne in casa, nasce l'idea di San Martino, protettore dei cornuti. In realtà però, se andiamo più indietro nel tempo, Marte e Martino sono molto simili come nome. Marte era il dio che protagonista del tradimento di Venere, moglie di Vulcano con egli stesso. Dunque in qualche modo c'è ancora un legame che riguarda il nome di Martino all'antichità. Siamo sempre lì, una contrapposizione fra mondo maschile e mondo femminile, e soprattutto stiamo parlando di qualche cosa che poi ha caratterizzato i rapporti. Noi come animali ci sembriamo monogami, quello che facciamo nella nostra società, ma forse abbiamo una radice diversa e abbiamo comportamenti anche diversi che debbono trovare una ragione. Quella che ci interessa è quella evolutiva, quella biologica, non tanto quella etica o quella morale. Da questo punto di vista c'è ancora parecchio da dire sulla complementarietà e anche sulla distanza fra maschio e femmina. Lo facciamo a partire dalle caratteristiche del corpo. C'è un proverbio molto famoso in Africa che dice che non importa che tu sia gazzella o leone, la mattina quando ti svegli la prima cosa che devi fare è pensare a correre, scappare oppure inseguire. Ma dimentica questo proverbio di includere un'altra parte delle attività fondamentali dei viventi, davvero diffusa in tutto il mondo vivente, cioè che tu sia gazzella o leone, la prima cosa che devi fare durante tutta la tua vita è quella di pensare a riprodurti, perché il fine delle specie è quello di perpetuarsi nel tempo e dunque cercare di replicarsi più volte possibile. In questo tipo di attività anche i sapiens si sono ovviamente specializzati e distinti, perché per loro il sesso, l'accoppiamento, la riproduzione hanno delle caratteristiche molto specifiche rispetto a quelle degli altri animali, caratteristiche che spesso sembrano differenti, antinomiche, dei maschi rispetto alle femmine. Possiamo cercare di vedere questo tipo di situazione anche in quanto i sapiens lo fanno rispetto agli altri viventi, e lo fanno effettivamente in maniera molto più diffusa, più numerosa, più frequente, molto maggiore. Proviamo a vederlo. A partire da una statistica fatta in una nazione, nella Gran Bretagna, abbiamo potuto ricavare che ogni minuto che passa sulla Terra i 7 miliardi e mezzo di sapiens compiono qualcosa come quasi 170.000 atti sessuali, accoppiamenti fondamentalmente. Questo significa che moltiplicati per un anno abbiamo quasi 90 miliardi di rapporti sessuali, 87 miliardi per la precisione. Però di questi rapporti soltanto una piccola parte è destinata alla riproduzione, in particolare soltanto lo 0,1%, cioè un rapporto su 1000 arriva alla conclusione della riproduzione, quello che sembra l'esito naturale, biologico, più comprensibile. E gli altri 999? Perché i sapiens fanno così tanto sesso, ma non tutto finalizzato alla riproduzione, anzi soltanto una piccolissima parte finalizzata alla riproduzione? Che cosa ci trovano di importante? Che significato ha da un punto di vista evolutivo, al di là delle considerazioni culturali? Ecco, su questo cercheremo di indagare a fondo, anche perché possiamo sempre ricordare che noi sapiens siamo animali tendenzialmente monogami, cioè manteniamo la stessa coppia per tutta la durata della vita, e poi vedremo perché e come. Ma sappiamo anche che, abbiamo accennato all'inizio, c'è una percentuale significativa di rapporti extraconiugali, cioè noi siamo monogami e adulteri nello stesso tempo. Com'è possibile? Negli anni 70 i media britannici riportano una notizia sensazionale.
un terzo dei bambini potrebbe non conoscere affatto il proprio padre biologico. Realtà o fantasia? Un tema che fa discutere ancora oggi. Alcuni anni fa ero in un talk show in radio e dissi che secondo me non sappiamo qual è il vero tasso di non paternità. Qualcuno chiamò in radio e disse che ero un cretino e che non so quello che sanno tutti, cioè che il tasso di non paternità è del 30%. In realtà questo 30% viene da uno studio condotto nel 1972 in una città nel sud-est dell'Inghilterra. Furono usati test ematici ed era uno studio sull'inseminazione artificiale. Più o meno nello stesso periodo venne condotto un altro studio a Liverpool. Di nuovo, secondo i risultati, i casi di paternità erroneamente attribuita sono del 30% circa. Ma è davvero così? Un terzo di tutti i bambini è il frutto di sesso clandestino? Robert Brooks è un biologo evoluzionista. Da questa parte. La mia carriera mi ha portato in luoghi molto bizzarri. Ma venire in un hotel dove le stanze si prenotano ore o persino per mezz'ora e la TV mostra sempre gli stessi film stranieri piccanti è strano. Il professor Brooks ha accettato di collaborare al nostro sondaggio sulla paternità. Uno studio che è stato condotto anonimamente via internet. 2200 donne in Australia e negli Stati Uniti hanno risposto a domande sul loro comportamento sessuale. Le domande sono state poste solo alle donne. Questa scelta è basata su una ragione biologica. La non paternità può avvenire solo se una donna sceglie di avere più partner sessuali durante un unico ciclo ovulatorio. La prima domanda fatta alle donne è se hanno mai avuto più partner sessuali maschili consecutivi nello stesso mese. Lo chiediamo perché la risposta definisce il numero di donne che possono aver avuto qualche incertezza sulla paternità dei figli. Un sondaggio può sembrare il modo migliore per arrivare alla verità su questo tema, ma non è detto che sia facile rispondere. Per dimostrarlo, ci è sembrato giusto fare le stesse domande del sondaggio agli scienziati che abbiamo intervistato. Ha mai avuto partner sessuali multipli nello stesso periodo? Multipli? Mi piacerebbe. Non intendo rispondere a questa domanda. Ho fatto sesso con più di due donne in un unico mese. Non riceverà una risposta diretta. Quindi non se l'aspetti. Cosa è successo con il vero sondaggio? Cosa ha rivelato? Il 30% delle donne australiane e il 28% di quelle americane ammette di aver avuto partner sessuali consecutivi. Sono rimasto sorpreso da questi numeri così bassi. Meno di una donna su tre dichiara di aver fatto sesso con più di un uomo. Mi è sembrata una stima molto bassa. Pensavo a più donne con incontri casuali. Mi sarei aspettato un numero più elevato. Il risultato sembra in linea con lo studio sui gruppi sanguigni condotto negli anni 70. Ma è davvero così? Due famiglie lottano con il dubbio. Vogliono certezze sull'identità del padre. Ci vorranno 10 giorni per avere risultati. Sarà un sollievo, vedrai. Pieni di speranza e di paura, si mettono in viaggio alla ricerca della verità. Avevamo una relazione saltuaria, per un po' abbiamo avuto un'amicizia, diciamo, disinvolta. 3 anni fa ho incontrato un altro ragazzo, ci siamo frequentati un po' e a un certo punto ero incinta. Le possibilità sono solo 2. Jimmy vuole sapere se il figlio della sua ragazza, Kimberly, è anche il suo. Cercare di sapere chi fosse il padre ci ha causato moltissimo stress. Non sapere è la parte più difficile. Il figlio di Virginia, Liam, non assomiglia ai suoi fratelli. Virginia vuole mettere a tacere le chiacchiere sulla sua paternità. Non voglio che le chiacchiere definiscano chi è. Non voglio che definiscano il suo futuro, né che lo feriscano emotivamente. Così facciamo il test. Vogliamo una conferma perché sappia che fa parte della famiglia.
È certamente un tema che dovrebbe interessare le persone. È oggetto di pettegolezzo fin da quando il pettegolezzo esiste. Parliamo di situazioni in cui non sappiamo per certo chi sia il padre biologico di un bambino. Non è un evento banale. Spesso è molto traumatico, è importante. È un aspetto a cui dovremmo prestare attenzione. Abbiamo parlato e parleremo ancora di sesso extraconiugale. Perché può essere un vantaggio dal punto di vista riproduttivo? Ce lo stiamo domandando. Però non possiamo farlo senza aver condotto degli esperimenti scientifici sul campo, e questi si fanno tenendo presente gli altri animali, prima ancora che le considerazioni sociologiche che possiamo fare sui sapiens. Dunque abbiamo tre strategie complessivamente perché le specie riproducano il proprio patrimonio genetico più volte possibile nella maniera più efficace possibile. Una strategia è quella che adottano gli scimpanzé, per la verità, e cioè quella della promiscuità più assoluta. Si cerca in quella maniera, con un'abbondante produzione di seme, di fecondare più femmine possibile e dunque avere più possibilità statisticamente di poter replicare il proprio patrimonio genetico. Poi un'altra strategia è quella mista, di usare cioè la promiscuità più assoluta, moderata però da tratti di monogamia e di fedeltà. L'ultima strategia, la fedeltà assoluta, che permette a una coppia di procrastinare i propri geni e a entrambi i genitori di essere sicuri della propria prole. Ora però, per vedere nel dettaglio queste strategie nel mondo animale, dobbiamo rivolgerci a un mondo che sembra così lontano ma che è invece molto vicino al nostro, quello degli uccelli. Osservazioni di questo tipo scientifiche sono state condotte da diversi anni in tutto il mondo. Qui cerchiamo di riassumerle, però non potendo replicare gli esperimenti useremo una coppia di attori, sapiens maschio e sapiens femmina, per vedere queste dinamiche come possono essere, dal mondo degli uccelli, proiettate nel mondo degli uomini. Vale tutto alla stessa maniera, salvo che al posto della parola nido dovete leggere la parola casa. Proviamo a vedere che succede. Il primo gruppo che prendiamo in considerazione è quello degli aironi azzurri maggiori del Nord America. Ora, in questi animali il maschio costruisce il suo nido e poi se ne sta lì intorno a corteggiare le femmine per attrarle nella sua casa. Fatto questo, si forma una coppia fissa per il momento e la femmina depone naturalmente le uova. A un certo punto però la femmina si allontana perché deve procurarsi da mangiare. Nei primi uno o due giorni di questa assenza il maschio è disorientato, si trova senza più il suo partner e quindi assume una strategia diversa. Che cosa fa? Comincia a corteggiare le femmine che sono là attorno. In pratica è come se cercasse un'assicurazione preventiva contro il danno che potrebbe derivare dal fatto che la compagna lo abbandoni. Poi però, quando la compagna ritorna, e quasi sempre ritorna, il maschio torna ad assumere un comportamento monogamo, rassicurato dal ritorno del partner. Mentre nel caso che abbiamo appena visto non c'è sostanzialmente tradimento, non si consuma il rapporto extraconiugale, nel caso degli aironi azzurri minori, sempre del Nord America, sono stati documentati in molti casi decine di accoppiamenti extraconiugali. Come funziona la dinamica di queste situazioni? Beh, tutto nasce dal fatto che questa volta, una volta che si è formato nel nido, la coppia è il maschio che si allontana per cercare il cibo. A quel punto la femmina, prima ancora che le uova siano fecondate, rivolge la sua attenzione attorno e può essere a sua volta corteggiata da altri maschi dei nidi vicini. Questi maschi possono arrivare a consumare con lei delle relazioni extraconiugali. Si è calcolato che queste relazioni sono più fugaci, più rapide rispetto alle relazioni coniugali, come se ci fosse una paura nell'intrattenere queste relazioni, e sono però più importanti e frequenti quando ancora non è avvenuta la fecondazione delle uova. Dunque c'è una qualche ragione, possiamo intravederla dietro questo comportamento. D'altra parte però, il maschio adultero starà molto attento, proprio per la paura di essere a sua volta tradito,
a tornare più frequentemente dalla ricerca del cibo e a rivolgere la sua attenzione adulterina soltanto ai nidi circostanti, proprio per non mettersi in condizioni di imbarazzo. Alla fine, questo tipo di strategia punta su una specie di controllo l'uno dell'altro, dei partner, per fare in modo che il proprio patrimonio genetico venga assicurato nella discendenza, oppure di controllare comunque quello che succede quando c'è una relazione extraconiugale. L'ultimo caso a cui rivolgiamo l'attenzione per il momento è quello delle oche delle nevi, sempre dell'America settentrionale, chissà perché tutti lì questi esempi, ma insomma in questo caso la situazione è molto più chiara. La coppia che si è formata dai due partner si mantiene fedele fino alla fecondazione delle uova. Una volta però che le uova sono state fecondate, ecco che il maschio comincia a rivolgere l'attenzione ad altre femmine. In questa maniera si è assicurato intanto la paternità di quelle uova, non può più essere cambiata, e in più cerca di portare il suo patrimonio genetico anche altrove. Che cosa possiamo ricavare da questi esempi nel mondo degli uccelli rispetto al mondo dei sapiens? Che c'è una certa convenienza nel sesso extraconiugale. Vediamo come possiamo interpretarla nel caso dei sapiens. Dal punto di vista dell'uomo, del maschio, tutto sembra molto chiaro. Io tradisco la mia compagna una volta che magari ho già assicurato una discendenza con lei e posso provare a assicurarmene anche altre con altre partner. Questo può essere fatto anche più volte cercando appunto di replicare il più possibile il proprio patrimonio genetico. Si capisce dunque dal punto di vista del maschio qual è la convenienza? Replicarsi più volte possibile. Ma qual è la convenienza dal punto di vista della femmina, del sapiens? Questo è un punto molto controverso per la verità, però si possono fare diverse ipotesi. Una di queste è che se la femmina, nonostante la sua difesa della propria coppia monogamica oppure la difesa semplicemente della propria persona dal corteggiamento di qualcun altro, alla fine cede, vuol dire che il corteggiatore ha messo in atto una serie di strategie e di tattiche che dimostrano una certa intelligenza, come se attraverso queste noi potessimo intuirne un patrimonio genetico migliore di quello del compagno o comunque paragonabile. Insomma, come a dire che anche la femmina del sapiens, avendo una relazione fuori da quella monogama, può avere la possibilità di assicurarsi una discendenza mista con qualcuno che ha un patrimonio genetico forse anche migliore del compagno che invece aveva scelto precedentemente. Dunque ci sarebbe una razionalità anche in questa scelta dal punto di vista della femmina del sapiens. In realtà queste dinamiche sono particolarmente difficili da studiare, anche se noi cerchiamo di vederne l'aspetto scientifico ritornando all'inizio della storia dei sapiens, e il confronto con gli altri viventi non è finito qui e ci insegna ancora qualcosa. Per comprendere il problema della certezza della paternità dei sapiens, il mondo animale potrebbe darci qualche indizio. Ok ragazzi, io punterei a quell'uccello laggiù, voi aspettatelo dall'altro lato. Studiare la non paternità negli animali è più semplice rispetto al mondo dei sapiens. State pronti? Inoltre, oggi le regole dell'accoppiamento sono più chiare grazie ai moderni test genetici. Il professor Raoul Mulder studia un'icona della fedeltà. Il maestoso cigno nero. I cigni sono potenti simboli di fedeltà nella mitologia e nella storia. Immaginiamo quindi che siano sempre fedeli ai propri compagni. In un certo senso, i cigni sono molto simili a noi. Sono socialmente monogami, creano legami di coppia che durano una vita. I cigni creano legami di coppia in cui il maschio e la femmina vanno in cerca di cibo insieme, nuotano insieme, lottano insieme per quasi tutta la vita. Vogliamo raccogliere un campione ematico per il test del DNA per misurare il tasso di paternità. Raoul Mulder vuole sapere se le femmine di cigno concepiscano figli con altri maschi al di fuori della coppia. La sua squadra testa 400 adulti e oltre 500 piccoli cigni. I risultati spazzano via l'immagine del cigno fedele.
Nei cigni abbiamo rilevato che circa il 40% di tutte le nidiate contiene un piccolo esterno alla coppia. Nel complesso, dal 15 al 17% dei piccoli cigni è il risultato di un accoppiamento tra la femmina e un maschio esterno alla coppia. La tecnologia genetica ha completamente ribaltato la nostra idea sulla riproduzione tra gli uccelli. Siamo passati dal pensare che il 90% degli uccelli che crea coppie sia monogamo a capire che probabilmente meno del 10% è geneticamente monogamo. Questo risultato fa riflettere. Forse anche tra i sapiens il gioco della riproduzione è condotto dalle donne? Per arrivare alla vera percentuale di non paternità tra i sapiens, forse bisogna guardare altrove. Il primo luogo in cui cercare di scoprire il tasso di non paternità biologica è un laboratorio di analisi. I test di paternità hanno fatto grandi progressi dagli anni 70 ad oggi. Per chi ha dubbi, la certezza scientifica arriva con un tampone orale. Stiamo andando verso il laboratorio per fare il test per Liam. Vogliamo che provi un senso di appartenenza. Tutti vogliamo sapere da dove arriviamo. Virginia è una mamma del Nuovo Galles del Sud, in Australia. Ha divorziato dal marito, conosciuto nel 1997. Ci siamo incontrati, abbiamo avuto due figli e nel 2001 eravamo sposati. Liam è nato nel 2002. Ci siamo separati nel 2004. E abbiamo divorziato nel 2006. Per dare maggiore supporto possibile a Liam, Virginia porta tutti e tre i figli a fare lo stesso test. Faremo un test per determinare se sono fratelli o no. È molto semplice, il laboratorio di analisi del DNA mi ha spiegato che non serve il padre. Quindi possiamo andare oggi, fare tutto subito e tornare a casa. Ciao Liam. Apri bene la bocca. Perfetto. Ci vorranno 10 giorni per avere risultati. Sarà un sollievo, vedrai. I campioni dei figli di Virginia corrisponderanno? Negli Stati Uniti, circa il 25% dei casi che si sottopone a test scopre che la persona che si crede essere il padre in realtà non lo è. La percentuale è un po' più bassa in Australia. Il tasso di non paternità è del 20% circa, più basso che negli Stati Uniti. Questo è il Museo Archeologico Nazionale di Napoli, un posto straordinario che è molto funzionale però al nostro discorso. Adesso lo vedremo, questa è la collezione degli imperatori romani, la collezione Farnese. Qui c'è un repertorio straordinario nel museo di corpi di sapiens, maschi e femmine, che sono molto funzionali per il nostro discorso. Adesso lo vedremo nel dettaglio. Del resto Napoli è una città sensualissima, l'abbiamo già visto, e di questa sensualità c'è riflesso nella letteratura e nell'arte. Anna Maria Ortese descriveva Napoli come una fossa oscurissima dove non brilla che il fuoco del sesso, sotto il cielo nero del sovrannaturale. Qui ci si riferiva in realtà al sesso strappato, rubato, venduto dagli strati più poveri della popolazione. Parliamo della Seconda Guerra Mondiale, anche di prima per la verità, quando Napoli poi divenne il più grande bordello della terra, come ricorda Norman Lewis, che era rimasto impressionato dal fatto che in quel periodo a Napoli ci fossero più di 40.000 prostitute su 140.000 e passa donne nubili. Ora, a parte il fatto che potevano esercitare anche quelle che erano sposate, il numero era effettivamente impressionante. Ma perché qui, appunto? Perché qui possiamo, analizzando i corpi riportati
nelle statue, focalizzare l'attenzione su quelle che sono le parti del corpo e vedere quali sono le differenze tra il corpo della femmina e il corpo del maschio sapiens, rapportarle a quelle degli altri animali e rimanere stupiti da come siano cambiate le funzioni d'uso di alcune parti del nostro corpo, ma come abbiano, nemmeno tanto nascosta, la loro antica origine di segnali sessuali. Vogliamo partire dal corpo più semplice, quello del maschio. Effettivamente il corpo della femmina è più sofisticato, più raffinato, poi vedremo meglio perché. Questo è il doriforo di Policleto, anzi una copia dell'originale statua greca in bronzo del V secolo, forse la copia migliore, e sono rappresentate le proporzioni esatte della rappresentazione statuaria dell'antichità, il canone, come si diceva allora, una statua bellissima effettivamente, ma già qui possiamo notare alcune differenze tra il corpo del maschio e quello della femmina, soprattutto per quello che concerne i richiami all'aspetto sessuale. Guardiamo le braccia del maschio, che sono più lunghe rispetto a quelle della femmina, del sapiens, riportate in questa Afrodite. Sono più corte, il maschio doveva svilupparle di più perché nella caccia il lancio e il tiro erano attività essenziali. Ma c'è ancora qualche altra cosa che possiamo considerare. I piedi della femmina che sono più piccoli rispetto a quelli del maschio. Stessa necessità di caccia, di avere un appoggio più largo del piede, dunque una funzionalità diversa per le diverse mansioni. La femmina si dedicava soprattutto alla raccolta, all'organizzazione della tribù e a tante altre questioni che l'hanno fatta diventare nel tempo appunto multitasking, come si dice oggi, di più rispetto al maschio. Ma questo è il punto per poter vedere alcune differenze sostanziali nel corpo dei sapiens maschi in rapporto alle femmine e nel corpo degli altri primati e con quelli che ci dobbiamo confrontare. Proviamo a vedere. Utilizziamo per questo un simbolo, il simbolo astronomico di Marte, che è il simbolo della verità del maschio, e facciamo in modo che la circonferenza abbia un diametro più o meno grande in rapporto alle dimensioni del corpo del maschio rispetto alla femmina. In proporzione mettiamo anche con l'organo sessuale maschile la lunghezza della freccia che è appunto riportata. E infine al di sotto ci sono due piccoli cerchi che rappresentano sempre proporzionalmente per quello che riguarda le dimensioni i testicoli. Vediamo. Nello scimpanzé, noi possiamo considerarci a tutti gli effetti un terzo scimpanzé oltre a quello comune e al pigmeo, al bonobo, ecco, nello scimpanzé, come si può vedere, le dimensioni del pene sono molto ridotte, la dimensione del corpo del maschio è non tanto diversa da quello della femmina e i testicoli invece sono molto grandi, sproporzionatamente potremmo dire grandi. Invece nell'orango abbiamo una dimensione del corpo molto più grande del maschio rispetto alla femmina, un pene straordinariamente piccolo e dei testicoli anche piccoli in proporzione. Dall'altra parte invece il sapiens maschio ha un pene eccezionalmente lungo rispetto alle altre scimmie, dei testicoli di dimensioni intermedie e la dimensione del corpo un po' più grande di quella della donna. Infine nel gorilla siamo proprio all'estremo, un corpo molto più grande del maschio rispetto alla femmina, un pene straordinariamente piccolo e dei testicoli anche piccoli. Ma quello che ci interessa è vedere che succede fra sapiens e scimpanzé. Questo confronto ha un senso perché nel caso dello scimpanzé i testicoli così grandi servono a produrre abbondante seme e questo ha un significato perché nella società degli scimpanzé ci sono accoppiamenti plurimi e multipli, non ci sono coppie definite, c'è una poligamia spinta e dunque la cosa più importante per il maschio è trasmettere più velocemente, più frequentemente e più efficacemente possibile il proprio sperma a più femmine possibili. Tutt'altra cosa invece per quello che riguarda il maschio del sapiens, che deve tenere avvinta la femmina nel rapporto, perché la società è fatta di tante coppie. Per tenerla avvinta un argomento importante è quello di avere un rapporto piacevole sessualmente e il sesso del maschio, che funziona soltanto con la vasodilatazione perché non possiede un osso penico, è fatto proprio per questo scopo. Possiamo in realtà vedere meglio questa cosa se valutiamo le durate del rapporto sessuale, ossia le durate del coito. Infatti nello scimpanzé il coito è molto breve, 10 secondi, 15 secondi di media, serve effettivamente soltanto a farlo più volte possibile. Nel maschio invece del sapiens il rapporto sessuale è molto più lungo, 4 minuti di media se non di più, proprio in funzione di quel piacere reciproco che debbono darsi le coppie per poter rimanere assieme nel tempo. L'ultima considerazione riguarda però
perché il pene del maschio sia anche così eccezionalmente lungo nei sapiens. Beh, questa ragione potrebbe essere dovuta al fatto di tenere, di attrarre di più la femmina. In realtà quello che si pensa è che quell'organo è diventato un organo da parata soprattutto rispetto agli altri maschi, ossia è la nostra dimostrazione, visto che i sapiens hanno sempre un rapporto frontale, anche quando questo rapporto non è sessuale, è la nostra dimostrazione di potenza. Più è grande quell'organo sessuale, maggiore sarà, in ipotesi, visto che non c'è altro modo di scoprirlo, il patrimonio genetico del maschio che si sta mostrando. Ma i sapiens non sono gli unici animali ad avere degli organi da parata, tutt'altro. Nella vita ci sono momenti in cui non c'è spazio per i compromessi, o tutto o niente. Bisogna cogliere l'attimo fuggente, fare la mossa giusta, lanciare il segnale giusto. Ci sono seduttori in tutto il mondo, ma solo pochi possono pregiarsi di essere veri maestri dell'arte della seduzione. Nel cuore del Sud America, dove cascate fragorose si gettano nel vuoto, vive la rana dei torrenti. Mimetizzato tra le rocce, questo maschio intona un gracidio appassionato per conquistarsi il favore della femmina. Ma lei come potrà udire il suo canto se l'acqua fa tanto rumore? Per riuscire a farsi notare, la rana dei torrenti deve saper sfoggiare un discreto gioco di zampe. Difficile per le femmine resistere a ondeggiamenti così sensuali. Oggi, però, pare che non ci siano ragazze in vista. Questa volta, la passione dovrà attendere. Cambiamo scenario. Ben nascosto nel sottobosco di una foresta peruviana, scorgiamo un uccellino pieno di speranza. Alto 10 centimetri, il colibrì si presenta e poi dà tutto se stesso. Il suo assolo dura solo pochi secondi. Per godere appieno della sua performance, bisogna guardarla a rallentatore. Ricorrendo ad ogni trucco di seduzione del suo repertorio, cerca di persuaderla di aver trovato il suo principe azzurro. Questo show costa al maschio un enorme dispendio di energia, ma è la sua unica possibilità di conquistare una compagna. La femmina finalmente risponde. Lo segue. Ma solo fino a un certo punto. Ripensandoci, non è poi così interessata. I solisti come il colibrì talvolta si trovano ad esibirsi davanti a un pubblico ingrato. Certamente esiste un modello anche per il corpo femminile e lo troviamo qui nel Museo Archeologico Nazionale di Napoli con la Venere Callipigia, che non a caso viene presentata da dietro. Sono le terga, quelle
che ci offre per prima, perché sono quelle il centro dell'attrazione. Per la verità anche le spalle sono mostrate qui in una tipica espressione che i greci chiamavano anasiurma e che ha anche a che fare con aspetti rituali, non soltanto di attrazione sessuale, e insieme compongono un modello effettivamente armonico. Ma perché i sapiens hanno questi glutei così rimarcati? Naturalmente molto dipende dal fatto che hanno conquistato una posizione eretta, dunque rispetto alle altre scimmie quelle fasce muscolari hanno preso molta importanza. Qualcuno pensa anzi che in passato la femmina dei sapiens presentasse comunque naturalmente le natiche ancora più sporgenti, più muscolose, più grandi di come le vediamo qui rappresentate in età classica. Come facciamo a dirlo questo? Beh, un po' dipende dal fatto che esistono ancora delle popolazioni tradizionali che hanno questa caratteristica, per esempio i Boscimani, e un po' dipende anche dal fatto che le rappresentazioni più antiche, per esempio della Dea Madre, avevano appunto questi fianchi così sproporzionati, queste natiche così grandi, che forse non si è trattato di un'invenzione, ma proprio della osservazione di come erano a quel tempo quei caratteri. E come sono poi mutati questi caratteri nel tempo lo stiamo per vedere. Quello che ci interessa è fare un raffronto, come abbiamo fatto prima, tra le caratteristiche della femmina dei sapiens, questa volta non del maschio, e le caratteristiche delle altre femmine, delle altre scimmie. Lo facciamo per un carattere soltanto, usiamo lo stesso simbolo, questa volta è Venere astronomico, per rappresentare sia la grandezza del corpo della donna, della femmina rispetto al maschio, e anche un'altra caratteristica che sono appunto i seni, le mammelle. Vediamo, allora qui ci sono gli scimpanzé che hanno delle mammelle di media grandezza, diciamo, il corpo dello scimpanzé femmina è più piccolo di quello del maschio, ma la differenza non è così rimarcata. Nell'orango invece questa differenza è molto rimarchevole e i seni sono ancora più piccoli. Nei gorilla raggiungiamo il massimo del dimorfismo sessuale, come si chiama, cioè corpo del maschio molto più grande di quello della femmina e seni, mammelle ancora più piccole. E poi infine ci siamo noi, i sapiens, con questi seni così prorompenti, rotondi, importanti, molto più importanti che nelle altre scimmie. Perché? Ecco, questo può essere fatto derivare, almeno secondo alcuni studiosi, dal fatto che noi abbiamo appunto conquistato una posizione eretta, come si diceva. Dunque prima sia il corteggiamento che l'accoppiamento avvenivano di spalle, erano le natiche il fulcro dell'attrazione sessuale. Per questo alcune scimmie ancora oggi, quando sono in estro, mostrano un sedere più grande, addirittura colorato in qualche caso. È lì che bisogna concentrare l'attenzione. Quando invece ti presenti in posizione frontale, non è più quello il centro dell'attrazione, che effettivamente non si vede più tanto. Inoltre va considerato che i sapiens perdono i peli che pure avevano un tempo, e dunque c'è un effetto maggiore se le ghiandole mammarie si sviluppano fino al punto in cui le vediamo. Dunque un doppio significato: da un lato senz'altro quello parentale, il seno serve per allattare, ma per questo basta il capezzolo, come si vede dai biberon che usano effettivamente soltanto quella protuberanza, non hanno bisogno della rotondità complessa del seno. E invece dall'altro il chiaro segno sessuale, perché a quel punto diventano centri attrattori, anzi si sviluppano, diventano molto più grandi e in qualche modo sostituiscono le natiche che invece un tempo dovevano essere quelli principali. Ma i segni che attraggono il partner sono anche più nascosti di questi, segni secondari forse potremmo chiamarli. Oltretutto ormai maschi e femmine dei sapiens si vestono, dunque tutte queste cose noi le vediamo soltanto sotto i vestiti. Sono gli altri segni di attrazione che qualche volta parlano molto più chiaro e si rifanno a una radice molto antica. Naturalmente il carattere sessuale principale è quello che attiene proprio ai genitali femminili, dunque il pube e i peli pubblici sono effettivamente fino da sempre un segnale visuale molto forte per quelli che si approcciano frontalmente e non hanno altri peli oltre ai capelli, naturalmente. E in questo caso i peli non sembrano avere quella funzione di cuscinetto come qualche volta si è pensato, per evitare sfregamenti troppo vigorosi, ma invece questa funzione di segnale, oltretutto trattengono molto gli odori, dunque sono un'amplificazione dello stimolo sessuale. E poi ci sono tanti altri segnali che vengono lanciati dal corpo della donna attraverso il simbolismo che hanno assunto organi funzionali. Basterebbe pensare alle mani,
che sono una donna più piccole perché devono essere più elastiche, più abituate a raccogliere e a fare tutti i lavori che si facevano anche in epoca tribale. Soprattutto però vengono utilizzate come simbolo sessuale quando vengono ornate degli anelli. Gli anelli sono l'unica cosa che si poteva vedere come ornamento senza avere uno specchio, dunque sono diffusi anche questi fino alla notte dei tempi. Ma non possiamo dimenticare le gambe, naturalmente, le gambe femminili, che sono sostanzialmente due segnali visuali verso i genitali, di fatto. Poi noi abbiamo provveduto in varie maniere ad amplificare questo segnale, per esempio con i tacchi si amplifica l'andamento ondeggiante del bacino della femmina, in qualche modo questo funziona da richiamo, alzando la gamba, dunque rendendola più lunga. Per questo andiamo cercando le gambe più lunghe, anche perché significano gambe di una donna che è in maturità sessuale, non è più la bambina con le gambe piccole da questo punto di vista. E ancora, gonne corte, gonne lunghe possono avere una doppia funzione, così come i pantaloni quando sono aderenti o quando invece non lo sono. E in realtà qui c'è un po' l'esigenza di coprire le parti genitali della donna, per esempio di coprire le parti che hanno anche una funzione eventualmente di stimolo. I primi perizomi nascono fondamentalmente a coprire le nudità, perché nella visione frontale che avevano i sapiens c'era il rischio di troppi segnali di eccitazione, troppi segnali sessuali anche verso persone con le quali non si voleva intrattenere una relazione. Dunque, per abbassare queste tensioni si copriva con un perizoma che poi serviva anche a riparare dagli agenti esterni eventualmente. Poi da noi questo perizoma ha assunto un'altra funzione, quando per esempio diventa un segnale erotico molto carico, quando lo si leva, lo si sfila. Dunque cambiano queste cose nel tempo in maniera molto, molto significativa. E nell'ambito di tutto ciò che serve per la privacy, abbiamo già visto in realtà nel dettaglio, il trucco, per esempio, che da un certo punto di vista copre, dall'altro invece esalta, soprattutto gli occhi, i profumi, che servono a cancellare quegli odori perché si sono trasformati in cattivi odori, e anche le plastiche, cioè gli interventi che si fanno per accentuare certi segnali sessuali. Ecco, tutto questo armamentario i sapiens lo mettono in pratica praticamente diversamente da tutti gli altri viventi. Ma non è l'unica cosa che i sapiens fanno diversa. Come abbiamo visto e come stiamo vedendo, c'è qualche cosa che attiene i rapporti di monogamia e di poligamia che è tipicamente degli uomini. Qual è la percentuale naturale di non paternità che possiamo aspettarci dai sapiens? Una risposta potrebbe arrivare dall'Africa, passando da Los Angeles. Mi interessavano le decisioni riproduttive delle donne e volevo lavorare con una popolazione che rappresentasse la fertilità naturale. L'ecologa evoluzionista Brooke Shields ha trovato la sua popolazione a fertilità naturale nella tribù Himba. Gli Himba sono un popolo seminomade nel nord della Namibia. La maggior parte degli Himba non ha mai sentito parlare di contraccezione, di certo non la usa regolarmente. Questo è importante perché replicano le decisioni riproduttive delle donne nel corso della storia. Gli Himba hanno un termine per descrivere i figli nati da relazioni fuori dalla coppia. Si può trattare di figli nati fuori dal matrimonio, da relazioni extraconiugali. Si chiamano omoka. Al termine dello studio, l'ecologa ha i dettagli sulla paternità di 325 bambini. Il 17% sono omoka, cioè concepiti fuori dal matrimonio. Il lavoro di Brooke Shields non si ferma qui. Lo studio indica che avere figli omoka rappresenterebbe un vantaggio per la sopravvivenza della famiglia. Uno dei risultati davvero sorprendenti è che avere più figli omoka incide sul successo riproduttivo complessivo. Più figli una donna Himba ha all'esterno della coppia, più aumentano le probabilità che questi superino i 5 anni di età. Un vantaggio evoluzionistico sul quale, però, restano ancora dei dubbi. Ciò che ancora non comprendiamo del tutto è il meccanismo che sta dietro questo fenomeno. Ci interessa sapere perché avere figli da rapporti extraconiugali aumenta il successo riproduttivo. Resta il fatto che anche gli studi sugli animali dimostrano che la riproduzione all'esterno della coppia può rappresentare dei vantaggi evoluzionistici.
Di nuovo qui a Castel San Telmo, nella parte superiore, nella piazza d'armi. Stiamo inseguendo il discorso delle differenze anatomiche e fisiologiche fra femmina sapiens e maschio sapiens in funzione dell'accoppiamento e dunque del sesso. Cerchiamo di vedere adesso quali sono quei caratteri che hanno sviluppato un'evoluzione particolare rispetto alla funzione originaria nei sapiens rispetto agli altri animali e che ci contraddistinguono e che hanno anche una grande importanza simbolica. Dunque vedremo adesso alcuni caratteri apparentemente eccentrici rispetto a quelli più concentrati per l'accoppiamento, che però hanno un significato in questo senso. Dunque ne vedremo la funzione originaria, l'evoluzione che c'è stata, le differenze fra sapiens maschio e sapiens femmina, se ci sono, e infine il significato simbolico che hanno assunto per quello che concerne la seduzione e dunque i rapporti sessuali fra i sapiens. Partiamo dalle orecchie. Le orecchie hanno una funzione importante, naturalmente, per ascoltare i suoni, e ci mancherebbe altro. Sono molto diverse le orecchie dei sapiens rispetto a quelle degli altri animali. I lobi sono diventati più importanti e sono una zona erogena, tant'è vero che è lì che si concentrano, da un punto di vista simbolico, le attenzioni di chi abbellisce e addobba il viso e le orecchie, arrivando fino a sviluppare padiglioni auricolari lunghissimi, perché si ritiene che un orecchio grande sia sintomo di saggezza e dunque non è un problema vedere dei lobi molto sviluppati, anche appesantiti dal gravame dei monili. Se prendiamo un altro carattere, per esempio possiamo esaminare i capelli. I capelli sono davvero l'unico tratto che distingue i sapiens dagli altri viventi, dagli altri mammiferi. Dunque hanno una funzione iniziale di segnalazione, come se fossero una bandiera. Vedere da lontano una figura in posizione eretta con i capelli e priva di peli sul resto del corpo significava identificare un sapiens e per un sapiens vedere un suo simile. Perché però le femmine, qui abbiamo una differenza fra il viso e il corpo dei maschi e quello delle femmine, dei sapiens sviluppano capelli lunghi fino a oltre un metro. Qui c'è la funzione simbolica e anche di attrazione da un punto di vista sessuale. Questi capelli giocano un ruolo importantissimo nella seduzione. Tant'è vero che i sapiens, le femmine, li toccano e li modificano da sempre. Un tempo con le parrucche, che sono nate sostanzialmente 5.000 anni fa o forse più, addirittura nell'antico Egitto, dunque sono con noi da sempre, dall'inizio della storia dei sapiens, e poi aggiustandoli, agghindandoli, modificandoli. Poi possiamo cercare di vedere che cosa succede agli occhi. Ecco, gli occhi sono l'organo principale dei sensi dei sapiens, che sono soprattutto animali visivi in qualche modo, dunque lì più che la funzione anatomica è il comportamento degli occhi, lo sguardo, è questo quello che conta ed è un potente elemento di seduzione. Tra i vari animali che in genere hanno delle sedi oculari perfettamente circolari, gli uomini invece danno la possibilità rispetto all'occhio di avere una parte bianca molto visibile. Perché? Perché si possa, nel contrasto fra il bianco e l'irite, vedere lo sguardo, vedere come lo sguardo viene indirizzato e che cosa va cercando. In questo naturalmente riconosciamo il potente elemento seduttivo del mettere gli occhi negli occhi di un altro. Poi veniamo a un altro carattere che ci sembra direttamente legato alle questioni che concernono la seduzione e il sesso, e cioè le labbra. Vediamo qui le labbra, eccole, e queste naturalmente hanno un potente significato simbolico, ricordano nella forma e nella estroflessione, sono rivolte all'infuori e sono i sapiens gli unici animali ad avere le labbra così rivolte all'infuori, con una così netta linea di demarcazione rispetto al resto della pelle. Ecco, ricordano naturalmente l'organo sessuale femminile, è inevitabile questo tipo di apparentamento. In particolare le labbra sono ricche di terminazioni nervose, molto sensibili, così all'infuori, perché servivano e servono ancora oggi naturalmente all'infante per potersi attaccare al seno della madre e poter succhiare il latte in maniera significativa, molto efficace dunque. E poi arriviamo all'ultimo carattere di questi un po' esterni rispetto al corpo, tutti concentrati sul viso, che ci interessa da vicino, ed è il naso. Ecco, qui c'è il naso dei sapiens maschi e femmine. Il naso, dal punto di vista delle funzioni, è fortemente connotato. Nei maschi è più grande perché deriva da quando nelle attività di caccia dovevano inseguire, dunque fiutare la preda e andargli appresso, nelle femmine invece è più piccolo. Dal punto di vista invece sessuale, per quello che riguarda l'animale sapiens femmina, il naso piccolo viene particolarmente ricercato. Quel carattere lì che cercano
i sapiens donna quando rimpiccioliscono il naso, per esempio attraverso l'uso di rinoplastiche, che oggi sono piuttosto diffuse. Si cerca quel tipo di aspetto seduttivo. Dal punto di vista simbolico, dunque, anche il naso è diventato un centro potenziale di attrazione sessuale. Naturalmente non ci dobbiamo fare impressionare da questi elementi che sembrano così fisici e basta. Dietro c'è tutta quanta un aspetto psicologico che risente delle nostre storie evolutive, ma che prende poi una forma diversa per ciascuno di quanti 7 miliardi e mezzo di sapiens siamo. Parafrasando il grande Carlo Verdone, i sapiens, lo abbiamo capito, lo fanno davvero strano. Soprattutto sembrerebbe strano per un osservatore che provenisse dal mondo animale non umano il fatto che noi non siamo concentrati sulla riproduzione. Anzi, mettiamo in campo tutta una serie di strumenti e di metodi per non far rimanere incinta la femmina del sapiens. Questi strumenti, come questo profilattico, risalgono alla notte dei tempi, addirittura al IV secolo a.C. o addirittura ancora più indietro nel tempo. Qualche volta sono stati ritrovati in forma rituale e si è usato spesso il budello degli intestini degli animali per poter rifabbricare. Lo scopo era quello di avere piacere, ma di non avere figli. È bizzarro, è una cosa curiosa che non esiste in natura. Come non esiste in natura la possibilità di utilizzare dei simboli come messaggeri d'amore, o meglio esiste in certa misura, poi lo vedremo, ma non come facciamo noi, con una pletora assolutamente straordinaria e multiforme di oggetti, di fiori, appunto come le rose rosse che sono proprio la passione, e altri ammennicoli che mettiamo in campo per mostrare il nostro amore e dunque cercare di sedurre l'eventuale partner. Un'altra differenza importante è quella che riguarda il fatto che cerchiamo di trarre piacere noi sapiens anche da soli. Maschi e femmine possono farlo con strumenti come quello, e bisogna considerare che c'è un mercato straordinario di questo tipo di strumenti al mondo. Voglio dire che è molto diffusa la consuetudine dell'autoerotismo attraverso queste macchine e questi strumenti. In sostanza, le differenze che stiamo cercando di mettere in luce ci discostano dalla evoluzione della vita nel senso naturale degli altri viventi, ci mettono un po' da parte, come se noi usassimo più la cultura che non l'evoluzione biologica per arrivare ai nostri scopi, che però non si sa benissimo quali siano. Il sesso è veramente la cartina di tornasole di questo tipo di comportamenti, e anche la seduzione lo è, cioè le tecniche di seduzione, maschi che cercano di conquistare le femmine e viceversa. Ma chi è che vince in questa battaglia? Quali sono gli strumenti che si possono mettere in campo e a che cosa portano effettivamente? Secondo ricerche condotte in California, le donne che cercano partner diversi sono mosse da un profondo istinto evoluzionistico. Gli esseri umani non si sono evoluti per essere monogami, e questo vale per uomini e donne. Alla psicologa evoluzionista Marty Hazelton non capita spesso di parlare delle sue ricerche a un gruppo di surfisti. Ha accettato di venire a Malibu per spiegare un aspetto fondamentale del suo lavoro. Abbiamo svolto alcuni studi per raccogliere dati. Facciamo venire le donne in laboratorio più volte nei giorni fertili del ciclo e chiediamo cosa sta accadendo nella loro relazione, se notano altri uomini, se flirtano con altri uomini e così via. Sembra che i giorni fertili del ciclo, quando il concepimento è più probabile, siano quelli in cui le donne prestano più attenzione ad altri uomini. Flirtano al di fuori della loro relazione, a volte hanno anche rapporti, che possono sfociare in una paternità esterna alla coppia. Le donne non solo sono più motivate sessualmente, in momenti diversi del ciclo mestruale selezionano diversi tipi di uomo. Nei giorni fertili del ciclo, le donne preferiscono i classici tratti del cattivo ragazzo. Viso mascolino, voce profonda, corpi più mascolini, quindi più muscolosi e anche un comportamento più dominante. Al di fuori della finestra fertile, preferiscono invece i tratti tipici del bravo papà, del bravo ragazzo. Qualità che indicano che un uomo sarà un buon genitore. E privilegiano aspetti come la gentilezza e la fedeltà. Marty Hazelton pensa che le donne possano essersi evolute per cercare i geni migliori in un uomo e i tratti del buon padre in un altro.
Credo che questi desideri abbiano una profonda storia evoluzionistica. Avvengono al di fuori della piena consapevolezza delle donne. E anche se le donne ne fossero consce e informate, queste oscillazioni nel desiderio resterebbero molto potenti. Kimberly è alla 10ª settimana di gravidanza. La coppia sta per sottoporsi ad un test di paternità per scoprire se Jimmy è il padre biologico. In passato, una donna in gravidanza aveva solo due opzioni: aspettare la nascita del bambino e poi fare un test di paternità, oppure sottoporsi a una procedura invasiva e potenzialmente rischiosa come un'amniocentesi o un prelievo di villi coriali per testare la paternità. Nel 2010, gli scienziati della Silicon Valley iniziano a proporre un test innovativo. Un test semplice e sicuro per determinare la paternità con una precisione del 99,9% a sole 9 settimane di gravidanza. Si basa sul principio che, durante la gravidanza, il DNA del feto già esiste nel sangue della madre e circola nel sangue della madre. Il DNA fetale rappresenta solo l'1 o il 2% del campione ematico materno. Siamo nel laboratorio di analisi genetica e ci preleveranno il sangue per un test di paternità. È solo un esame del sangue. Abbiamo fatto tutto in 30 minuti. Meglio sapere subito invece di preoccuparsi per 9 mesi. È meglio sapere prima, così il padre sa con certezza di esserlo, sa di poterci essere, vedere la nascita del figlio sapendo che è il suo. Voglio solo sapere. Tutto quanto abbiamo visto effettivamente finora ha a che fare molto profondamente non soltanto col sesso, abbiamo visto perché i sapiens sono così particolari, lo vedremo ancora, ma anche ovviamente con la riproduzione. Perché i sapiens dedicano così tanto tempo alle relazioni di natura sessuale? Perché lo fanno in quel modo? Beh, qui per rispondere ci vuole l'introduzione di un concetto un po' più complesso, quello che va sotto il nome di neotenia. Che cosa significa? Significa portarsi fino in età adulta alcune caratteristiche di quando sei invece un bambino. Un infante. Perché serve questo? Perché i sapiens, come sappiamo, hanno sviluppato un grande cervello, ma questo cervello non si sviluppa tutto insieme prima della nascita. Ha bisogno per un 30% circa di svilupparsi dopo la nascita. In questo i sapiens sono molto diversi anche dalle altre scimmie, nel senso che lì una scimmia appena nata è in grado di badare a se stessa da sola. Un sapiens no. Ha bisogno di questo periodo di educazione che viene impartito in genere da entrambi i genitori dalla nascita fino a quando i figli non si emancipano. Questo comporta però una serie di conseguenze che sono molto importanti. Una di queste è che per portare avanti questa famiglia ci vogliono entrambi i genitori. Dunque c'è un ruolo molto importante per il padre, adesso su questo torneremo, ma soprattutto che la coppia deve avere un legame duro. Dunque deve poter resistere nel tempo. E come si fa a cementare questo rapporto di coppia, questa monogamia che invece in altre scimmie non è contemplata e anche in altri animali? Lo si fa rendendo attrattivo quel rapporto, che ha alla sua base però la relazione di carattere sessuale. Dunque un sesso più elaborato, più piacevole, più divertente, più frequente è quello che è alla base del cemento che tiene insieme i sapiens e gli consente una vita di coppia monogamica, con i limiti che però abbiamo visto e che continueremo a vedere. Ma dicevamo del ruolo del padre, quello che è importante, mentre negli altri mammiferi questo ruolo può essere molto diverso, qualche volta addirittura del tutto assente, qualche volta, come sappiamo, sono questi padri che addirittura uccidono o eliminano i figli per poter far sviluppare nella madre, liberata dal gravame dell'educazione dei figli, di nuovo la possibilità di procreare, dunque di accoppiarsi. Nei sapiens questo non accade, anzi il padre ha tutto l'interesse di in qualche modo governare questa coppia monogamica per essere certo che sia stato proprio il suo patrimonio genetico
genetico a essersi trasmesso e non quello di altri. Dunque, in questo senso, è come se ci fosse un'esclusiva anche da parte del padre sul corpo della madre, perché sia soltanto suo, in modo che quei geni che poi si trasmettono nei figli rispecchino esattamente la sua discendenza e non altri. Questo punto però è un punto cruciale anche da un punto di vista culturale nei sapiens di oggi. Sapere chi è il padre, oppure ingannare su chi è il padre, ha tutta una serie di conseguenze. Abbiamo rilevato che gli uomini che pensano di poter non essere il vero padre hanno una probabilità 5 volte maggiore di terminare la relazione con la madre. I padri incerti trascorrono la metà del tempo con i propri figli e investono meno tempo nella loro istruzione. Se un uomo ha dei dubbi sulla propria paternità, questo inciderà sui figli per tutta la vita. Tutto questo non è altro che il risultato dell'incertezza maschile sulla paternità. Viste le potenziali conseguenze, fare un test del DNA per stabilire la paternità è un grosso passo. Alcuni potrebbero dire che in certi casi è meglio non sapere. Io penso che il genio del test del DNA non si può più rinchiudere nella lampada. La tecnologia esiste. Per altri, però, sapere è essenziale. Virginia spera che il test del DNA dimostri che i suoi 3 figli condividono lo stesso padre biologico. Il laboratorio ha fatto un'analisi della parentela testando il DNA nei nostri campioni. Si può riassumere in termini numerici che Liam, Harry e Juliet hanno tutti la stessa madre e lo stesso padre. Quindi, come ti senti? Se qualcuno ti dice ancora qualcosa, ora sai come rispondere. È il mio vero papà. Ora che non hai più dubbi, come ti senti? Bene. Anche Jimmy e Kimberly aspettano con ansia i risultati del test. Ecco, abbiamo ricevuto i risultati dei vostri test. C'è una busta per te, Jimmy, e una per te, Kimberly. Ok. Non è escluso che sia il padre. Cosa significa? Sono io il padre. Oh. Jimmy ha i marker genetici necessari per essere il padre biologico al 99,9%. È il padre. Mi sento come se avessi atteso tutta una vita. Negli anni 70, una ricerca che ha fatto scalpore stabiliva che un terzo dei bambini non avrebbe conosciuto il vero padre biologico. La nostra ricerca, invece, mostra un risultato sorprendente. I sondaggi condotti da Rob Brooks e le ricerche scientifiche condotte da Michael Gilding affermano che la vera percentuale di non paternità si attesta tra lo 0,6 e l'1,5%. Questo dato, naturalmente, riguarda i figli nati da relazioni extraconiugali all'interno di una coppia. Da non confondere con il numero di relazioni extraconiugali tra i sapiens che non portano a un concepimento e che sono probabilmente molto più frequenti. La cosa straordinaria di questa epoca storica è che per la prima volta siamo in grado di individuare le paternità attribuite erroneamente con un certo grado di sicurezza. Viviamo in una situazione completamente diversa rispetto a qualsiasi altra epoca nella storia dell'uomo.
Ecco perché prestiamo attenzione a questo tema. È qualcosa di completamente nuovo. Non siamo cigni. Non siamo infallibilmente monogami, né irrimediabilmente promiscui. Alcuni di noi amano le scappatelle, altri no. Ma tutti siamo alla ricerca della risposta a una sola, semplice domanda. Chi è mio padre? Abbiamo appena assistito alla rivelazione di una sorpresa nella sorpresa. La sorpresa è che le percentuali di relazioni extraconiugali non sono poi così elevate come si pensava all'inizio, ma quella era già una sorpresa rispetto al fatto che pensavamo che non ce ne fossero affatto. Quale che sia la percentuale definitiva, in realtà nel caso dei sapiens c'è sempre un criterio che resta in mano all'animale sapiens, femmina o maschio che sia, cioè quello della scelta. Ecco, ci interessa molto sapere quali sono i criteri di questa scelta, per quale ragione scegliamo un partner o invece ne scegliamo un altro, per quale ragione magari ne lasciamo uno per un altro o per un'altra. Ci aiuta in questo criterio il grande biologo e antropologo Jared Diamond, che abbiamo intervistato personalmente e che, proprio grazie all'esperienza che ha consumato nel mondo degli animali, in particolare negli uccelli, lui era un ornitologo inizialmente, ha potuto fare delle considerazioni molto approfondite proprio su questi criteri di scelta. Noi scegliamo secondo la bellezza e altri criteri, ma funziona la bellezza. Nel passato, quando c'era una amministratrice che aveva la funzione di scegliere il partner, per l'amministratrice la bellezza non aveva un ruolo e risulta che i matrimoni nelle società tradizionali, i matrimoni fatti da un professionista hanno un tasso di divorzio inferiore ai matrimoni scelti da noi. Negli Stati Uniti oggi un matrimonio ha la durata di in media 8 anni, soltanto 8 anni, perché noi scegliamo e scegliamo spesso in modo sbagliato. Anche in questo caso ci troviamo di fronte a delle considerazioni che ci sembrano parzialmente sorprendente. Insomma, in realtà quello che a noi sembra un criterio di scelta molto evidente, la bellezza, chiamiamolo così, l'impatto fisico del partner, che pure evidentemente ha una sua importanza, ce l'ha, non è poi quello così determinante per la costituzione di una coppia monogama nel senso in cui stiamo imparando a conoscere durante questa puntata, per la funzione che ha da un punto di vista evolutivo e non soltanto sociale. Anzi, sembra che altri criteri entrino in campo in maniera più prepotente. Le affinità, cioè, sono più che altro in una sfera che riguarda lo spirito, l'intelletto, la religione, le considerazioni socio-economiche e politiche, anche l'affinità politica, le provenienze etniche, i gusti, insomma tante altre cose che non hanno immediatamente a che fare con la bellezza. Quello che però sembra più importante è che su queste tematiche così fondamentali, almeno per l'animale sapiens, ecco, su queste ci deve essere una concordanza, come fosse una somiglianza di fondo. Ecco un esempio. Io ho gli occhi lontani l'un dall'altro, la mia sorella ha gli occhi lontani, la mia madre anche. Quando ho conosciuto mia moglie, la ragazza che è diventata mia moglie, mi piaceva molto, moltissimo la Marie, ma c'era qualcosa che non funzionava, ma non sapevo di che si trattasse. Soltanto dopo un mese di un nostro rapporto siamo andati in un concerto, ho portato con me il mio binocolo per guardare, poi ho offerto il binocolo a Marie ha guardato, mi ha dato il binocolo e per utilizzare il binocolo dovevo aggiustare il binocolo perché gli occhi di Marie sono vicini l'un all'altro, ma a me piace gli occhi lontani. Ecco, qui è interessante come
il grande antropologo e anche paleoantropologo prenda il proprio caso personale come spunto per vedere verificate le proprie ipotesi e le proprie teorie a proposito della somiglianza che i sapiens cercherebbero nel partner per iniziare o per continuare un rapporto con le caratteristiche evolutive che abbiamo già definite. Insomma, quello che ne viene fuori complessivamente è che noi siamo costantemente cercando qualcuno che ci somigli. Non sappiamo se questo significa una nostra possibilità di inferire da questo una compatibilità genetica di base, non sappiamo che altro significato possa avere, ma questa è un'osservazione fattuale. Quello che cerchiamo è qualcuno che ci assomiglia. Ogni anno campi e prati fanno da teatro a innumerevoli battaglie tra i due sessi. Quando parliamo di lepri, la loro fama in fatto di sex appeal le precede. Tuttavia, anche per loro, il processo di corteggiamento non è semplice come si potrebbe pensare. Un po' di riscaldamento al sole del primo mattino. E poi la lepre marzolina è pronta ad entrare in scena. Le lepri trascorrono la maggior parte dell'anno da sole, per poi radunarsi in campi aperti durante la stagione degli amori. Esemplari di entrambi i sessi si rincorrono a vicenda. Giocare a fare le ritrose è il modo in cui le lepri mostrano il loro interesse. Tutto questo per lei. La lepre femmina si ferma e poi inizia ad azzuffarsi con uno degli esemplari maschio. Questo incontro di pugilato è un rituale importante. Punzecchiarsi a vicenda è un segno d'affetto. La battaglia è finita, tanto velocemente quanto era cominciata. La coppia riesce finalmente a trovare un po' di intimità. Ma in realtà lei è solo all'inizio. Lui non sarà il suo unico partner. Adesso basta con le effusioni. Altri pretendenti la aspettano per il prossimo inseguimento. Il Pantanal, in Sud America, è una delle più vaste aree paludose al mondo. In queste acque c'è qualcosa che si muove. I caimani, con la loro sensazionale tecnica di corteggiamento. Per i caimani maschi è più importante essere avvertiti che visti. I loro movimenti generano infatti degli infrasuoni che, propagandosi attraverso l'acqua, vanno a solleticare gli appetiti delle femmine. Si pensa che le goccioline danzanti sulla superficie dell'acqua aiutino la femmina a localizzare il partner. Ma il maschio conosce anche un modo meno elaborato di attirare l'attenzione. Far schioccare rumorosamente le mascelle e colpire col capo la superficie dell'acqua. Se una femmina ne rimane colpita, si avvicinerà con cautela. Durante l'accoppiamento, i caimani sono estremamente accorti l'uno con l'altro, persino teneri. Per loro è tutta una questione di giuste vibrazioni.
Al calar del sole si accendono le stelle. O meglio, le lucciole. La bioluminescenza permette alle lucciole di trovarsi al buio, ma soprattutto può fungere da segnale che le femmine interpretano per determinare la forza e la salute di un maschio. A questa femmina piace quello che vede e lampeggia di tutta risposta. Perché aspettare? Sono chiaramente sulla stessa lunghezza d'onda. Le riprese in movimento veloce mostrano come la notte abbia mille luci. I comportamenti e gli atteggiamenti dei viventi sono tutti tesi alla riproduzione. Da un punto di vista evolutivo questo è molto chiaro, si tratta di trasferire ai posteri, alla discendenza, il proprio patrimonio genetico. Però le cose non sono sempre andate così in natura, anzi per la gran parte del tempo della vita sulla Terra sono andate tutte in un altro modo, cioè la riproduzione non avveniva attraverso lo scambio di geni fra genitori diversi, appunto, ma avveniva per replica sostanzialmente, quindi attraverso procedimenti anche diversificati che portavano alla replica del patrimonio genetico dell'individuo originario, diciamo. L'unica possibilità di evoluzione sta nell'errore di trascrizione dei codici genetici, un errore che c'è sempre, ma che agisce su tempi molto più lunghi, a meno che non si tratti di organismi infinitamente piccoli. È il caso del virus SARS-CoV-2, che si riproduce, si replica esattamente in questa maniera. Perché è conveniente una riproduzione asessuata? È conveniente perché si usa molto meno tempo per la pratica della riproduzione stessa e anche la generazione del nuovo individuo impegna meno tempo, dunque c'è meno tempo in cui si fanno altre cose, diciamola così un po' impropriamente. Ma naturalmente lo svantaggio è quello di non avere una mescolanza del patrimonio genetico, mescolanza che avviene soltanto quando invece possiamo tenere insieme due genitori, per quanto ne sappiamo fino adesso, di sesso diverso. Lì c'è una possibilità di replica che deriva dalla fusione dei due patrimoni genetici. Però quello che abbiamo visto e che stiamo per vedere ancora è che nel mescolare questi patrimoni genetici provenienti da individui differenti, i viventi hanno trovato una varietà talmente straordinaria e assortita di modi e di maniere di farlo che rimaniamo sorpresi e pensiamo addirittura in questo caso che la realtà supera di gran lunga la fantasia. 3,4 miliardi di anni fa, le prime tracce fossili della vita sulla Terra. Da allora la vita ha trovato infiniti modi per perpetuarsi. Nel regno animale e in quello vegetale, le strategie riproduttive non smettono di stupire. Per dare vita ad un nuovo organismo è necessario l'incontro dei gameti, cellule sessuali maschili e femminili che appartengano ad esemplari della stessa specie. Ma le piante hanno un problema in più: sono immobili. E questo ha delle conseguenze anche nella loro riproduzione. La riproduzione può essere di due tipi nelle piante. Abbiamo una riproduzione agamica, che molti di voi conosceranno perché basta prendere un pezzettino di talea e metterla nel terreno perché la pianta si propaghi e se ne produca una nuova, o la riproduzione sessuale. La riproduzione sessuale è molto simile a ciò che accade, diciamo, negli animali, ma con organi e mezzi del tutto differenti. Qui, per esempio, abbiamo un bel fiore di ibisco in cui si possono vedere benissimo gli stami, che sono gli organi sessuali maschili, lo stigma e lo stilo, che è l'organo sessuale femminile. Alla sua base, nascosto nel fiore, c'è l'ovario, all'interno del quale ci sono gli ovuli che verranno fecondati e dalla quale nasceranno i nuovi semi.
semi che poi devono essere dispersi nell'ambiente con tutta una serie di tecniche e caratteristiche che le piante hanno evoluto nel corso della loro evoluzione. Nel regno animale, la modalità riproduttiva più diffusa è rappresentata dall'atto penetrativo dell'organo maschile in quello femminile. Il primo indizio di un rapporto sessuale penetrativo risale a 385 milioni di anni fa. La Flinders University di Adelaide, infatti, ha studiato il fossile di un placoderma, una classe di vertebrati completamente estinta e simili ai pesci moderni. Gli scienziati hanno riconosciuto l'organo riproduttivo maschile, ma hanno avuto anche un'altra sorpresa. L'anatomia di questo pesce preistorico, lungo più o meno 8 centimetri, sembra indicare che ci si potesse accoppiare solo lateralmente. Il fatto è che quando la riproduzione diventa sessuata, i viventi mettono in campo un'ampia gamma di strategie per potersi riprodurre, dunque per accoppiarsi e per riprodursi. Bisogna sempre ricordare che per tutti i viventi, escluso il sapiens, il sesso è un lusso. In che senso? Nel senso che quando ci si accoppia si bruciano energie, non lo si fa per la ricerca di cibo e ci si espone ai predatori, dunque è un momento che in realtà rende molto deboli i viventi che stanno cercando appunto di riprodursi. Lo devono fare nel minor tempo possibile. I sapiens no. Per i sapiens, come abbiamo visto e come vedremo ancora, il sesso è il cemento della coppia, alla base della stratificazione sociale. Sappiamo che anche in questo senso possiamo leggere il fatto che nella femmina sapiens l'ovulazione è nascosta, non è palese come invece negli altri animali, e dunque questo contribuisce a fare in modo che il maschio e la femmina cerchino di rimanere insieme anche al di là del tempo necessario strettamente per la riproduzione. E in più c'è la questione della privacy, cioè del fatto che negli animali sociali sapiens la riproduzione, tutto quello che è connesso all'accoppiamento, sono tenuti un po' nascosti rispetto al resto dei compagni di società. Non ci si fa vedere quando si fanno cose che riguardano il sesso. Tutto questo contribuisce alla struttura sociale che conosciamo bene. Peraltro, dal punto di vista anche culturale, dell'espressione artistica, delle leggi, della sistemazione sociale, per quello che riguarda i sapiens, a questo senso di privacy è accoppiato anche quello che si chiama il senso del pudore, cioè non vengono rappresentati in maniera esplicita tutti i caratteri dei corpi maschili e femminili. Questo è sempre stato così. Li abbiamo tenuti nascosti sotto una specie di velo. Dal punto di vista della storia dei sapiens rispetto alla riproduzione, ritornando a quello che siamo stati e a come ci siamo evoluti, questo aspetto del pudore è stato molto importante e ha condizionato in molte maniere anche la rappresentazione artistica. Naturalmente tutto questo non ci impedisce di ricostruire una specie di storia del piacere dei sapiens attraverso il tempo. Una statistica ci dice che il 43% delle donne preferisce una bella notte di sonno ad una notte d'amore col marito. No, io non credo, francamente non credo a tale percentuale. Io credo piuttosto ma molte più donne preferirebbero anche solo un pisolino pur di non con il marito. C'è un aspetto del sesso che viene spesso considerato come un tratto distintivo dei sapiens: il piacere. In realtà molti animali, soprattutto i mammiferi, provano piacere durante l'atto sessuale. In termini evoluzionistici si tratta probabilmente di una ricompensa per l'impegno profuso nella riproduzione della specie. Resta il fatto che il corpo dei sapiens si è evoluto fino a diventare una vera e propria macchina di sensazioni. Ma come si è evoluto il piacere? Ed è cambiata la sua funzione nel corso della storia. Partiamo dalle differenze tra orgasmo maschile e quello femminile. L'orgasmo maschile accompagna sempre l'eiaculazione. Il piacere associato lo spinge ad accoppiarsi frequentemente, aumentando la probabilità di trasferire i propri geni durante la fecondazione.
L'orgasmo femminile, al contrario, è molto più complesso dal punto di vista evoluzionistico. Recenti studi si sono concentrati sulla funzione del clitoride. In molti mammiferi, questo organo genitale femminile funziona come un interruttore per l'ovulazione. C'è un bottone, un lumachino, un melopetto ciucciosino, morbidino, ma anche tu, qualche volta, perché sarebbe il nostro corrispettivo, anche noi abbiamo, non ce la, ma non è che non abbiamo, ma quello poi parleremo quando parleremo dell'atto sessuale. Durante l'atto sessuale lo stimolo arriva al cervello. A sua volta il cervello invia un segnale per il rilascio di un ovulo da fecondare durante il rapporto. Un'ottimizzazione perfetta dell'atto sessuale. And is discharged from the body as the menstrual flow. Ma come sappiamo, le femmine dei Sapiens presentano dei cicli di ovulazione indipendenti dall'attività sessuale. Quindi, ai fini riproduttivi, non avrebbero bisogno di un organo che avverta di una potenziale fecondazione in corso. E allora? A cosa serve l'orgasmo femminile dal punto di vista evoluzionistico? Una risposta sicura ancora non esiste. Le ipotesi sono molte. Un collante nella coppia monogamica all'interno dei gruppi sociali. Oppure una semplice contrazione meccanica per spingere il seme verso l'ovulo. O ancora un misuratore della capacità empatica del partner. Cioè di quanto piacere sia in grado di fornire alla femmina. Sta di fatto che nel corso della storia dei Sapiens, la ricerca del piacere ha assunto una funzione sempre più ricca di implicazioni culturali. Questo è il gabinetto segreto del Museo Archeologico Nazionale a Napoli. Chissà perché segreto e piacere stanno sempre insieme. Abbiamo visto quanto sia importante la privacy per i Sapiens quando si parla di sesso, mentre invece gli altri animali questa privacy non viene richiesta. Qui siamo di fronte a una raccolta storica, dunque per questo è interessante anche da un punto di vista naturalmente artistico. Sono in questa ala dipinti e affreschi che provengono soprattutto dalle città vesuviane. Dunque abbiamo qui un'idea di quello che era il sesso al tempo dei Romani, diciamo così. Alcune sono scene mitologiche, altre, le vedremo dopo, sono scene invece di vita reale. Possiamo vedere qui anche, lo si vede, quali erano le forme del corpo femminile, noi ci siamo concentrati su quello, al tempo dei Romani. E dunque vedere come quell'aspetto fisico si traduce poi in un aspetto anche importante dal punto di vista dell'attrazione sessuale. Per esempio, le femmine dei Sapiens hanno più grasso, il 25%, rispetto ai maschi che ne hanno il 13%, e hanno anche una massa muscolare inferiore, 15 kg al massimo, rispetto al doppio quasi dei maschi. Perché questo? Dipende molto anche dal fatto che i compiti erano molto diversi nelle società tradizionali primitive. Il maschio andava a caccia, aveva sprezzo del pericolo, dunque rischiava. La femmina non poteva rischiare perché quello era il centro della riproduzione, dunque non doveva soffrire nemmeno la fame, per questo ha riserve di grasso più importanti. Per questo ci sono poi le curve, che diventano anche un forte attrattore sessuale. Qui però siamo per un'altra ragione. In questa statua famosa, che forse è il pezzo più pregiato di questo gabinetto segreto, c'è l'accoppiamento tra Pan e una capra, e dunque un animale che è mezzo uomo, diciamo, e l'altro che invece è un animale. Quello che ci interessa però piuttosto è la posizione di questo accoppiamento, che è frontale, cioè la posizione tipica, caratteristica dei Sapiens, quella che li distingue dagli altri viventi, soprattutto le scimmie, che invece si accoppiano da dietro, come forse facevano i nostri antenati in un tempo più antico. In questo senso, la scelta della posizione riflette che cosa? La possibilità che nell'accoppiamento frontale con i due corpi in posizione orizzontale sia più facile la penetrazione, sia più facile anche il trattenimento del seme da parte del corpo della donna per avere più probabilità di essere fecondata. Questa è la differenza. Da questo punto di vista anche poi il ruolo dell'orgasmo femminile è importante, perché consente alla donna, una volta arrivata al piacere, di rimanere in quello stato e dunque di rimanere orizzontale
più a lungo, cercando di recuperare emozioni e forze. Questi dipinti forse ci sono più comuni, sono quelli che si trovavano sui lupanare delle città vesuviane e sono qui per raffigurare le posizioni che potevano essere praticate nella stanza del bordello dedicato oppure semplicemente la possibilità di eccitarsi attraverso queste rappresentazioni. In questo caso vediamo che sono raffigurate spesso posizioni di nuovo da dietro, come appunto si diceva potesse essere all'inizio della storia dei Sapiens, della loro storia evolutiva. Ancora le forme delle femmine, ancora così curve e piene, soprattutto nella parte posteriore, come si può vedere in alcune di queste rappresentazioni. Questo era un po' quello che succedeva a Roma, l'abbiamo visto abbastanza rapidamente e in quel tempo lì. Poi però qualche cosa deve essere successo, è come se si fosse inceppata quella macchina per cui il sesso non era più rappresentato e anzi noi abbiamo sempre considerato il Medioevo proprio il momento in cui tutto viene coperto e velato, ma siamo sicuri che sia andata veramente così? Nel passaggio dal paganesimo al cristianesimo, la componente morale diventa dominante nelle società occidentali. Eppure, durante il Medioevo, il rapporto con il sesso riesce a trovare forme di espressione inaspettate, sia nella società che nell'arte. Gli storici spiegano, ad esempio, che il sesso a fini non procreativi, in alcuni casi, viene addirittura incoraggiato, perché aiuta i coniugi a non cadere nella tentazione del sesso extraconiugale. Simbologie a carattere sessuale esprimono l'abbondanza, come nel caso dell'albero della fertilità di Massa Marittima. Nei contesti informali si parla di sesso con libertà, come qualcosa che fa parte della vita, un diritto che interessa allo stesso modo uomini e donne. A metà del Cinquecento, lo spirito della Controriforma condiziona il modello delle rappresentazioni artistiche, spogliandole di qualsiasi elemento profano. Ci si affida a simbolismi ambigui che qui, alla Galleria Borghese, trovano alcuni esempi di notevole importanza. La prima è questo misterioso dipinto, intitolato vagamente Dama con liocorno, perché non sappiamo esattamente chi sia la donna ritratta, probabilmente è una ricca dama fiorentina perché indossa la gamurra, questo abito molto in voga nella Firenze del tempo. Ecco, ignoriamo la sua identità, ma conosciamo bene, come dire, le sue virtù, perché il pittore dissemina una serie di indizi per farcele scoprire. Partiamo dalla collana, ad esempio, questa opulenta catena d'oro annodata intorno al collo e arricchita da un pendente con uno zaffiro, un rubino e una perla a goccia. Ecco, questo intanto è un tipico regalo nuziale, il che sottolinea la sua condizione di donna sposata. Ma c'è di più, si pensava che lo zaffiro aumentasse la castità delle donne, che il rubino allontanasse la lussuria e la melanconia. Poi la perla, che ancora oggi associamo alla purezza, è sin dall'antichità un simbolo della femminilità creatrice, dell'amore platonico. Anche l'unicorno, o liocorno, che dir si voglia, è un indizio sulle virtù coniugali di questa figura. Perché? Perché sin dal Medioevo si credeva che soltanto le vergini potessero avvicinarsi a questa creatura leggendaria. Tra 5 e 600, la donna casta e pura è uno dei soggetti più comuni, non solo nell'arte, ma anche nella letteratura cortigiana. Il mito di Apollo e Daphne è una rappresentazione particolarmente efficace dell'ambiguo rapporto con il sesso. La storia di una donna che fugge dalle tentazioni, è la storia di Apollo che si innamora perdutamente di Daphne. Daphne non lo calcola minimamente, ma Apollo, testardo, continua a provarci. Quando sta per raggiungerla, Daphne, disperata, chiede al padre di essere trasformata in un albero proprio per non cadere tra le braccia del suo pretendente, e il padre la trasforma in un albero di alloro, una pianta sempreverde, eterna, come eterni saranno la purezza, la castità di Daphne, che verranno così protetti, preservati per sempre.
Bernini fissa nel marmo il momento esatto in cui Dafne, raggiunta da Apollo, inizia la sua metamorfosi. Apollo le tocca il fianco, ma quel fianco è già ruvida corteccia, in contrasto con la pelle morbida non ancora trasformata. Le mani e i capelli diventano fronde che sembrano tremare al vento, le dita dei piedi mutano in radici che la radicano al suolo. Ovviamente Scipione Borghese, il committente dell'opera e padrone di casa, rimase strabiliato, però insomma una ragazza nuda e sensuale in casa di un cardinale fece storcere il naso ai membri più conservatori della curia romana, tanto che Maffeo Barberini, futuro papa Urbano VIII, consigliò all'amico Scipione di far apporre un cartiglio: colui che ama e insegue i gaudi della bellezza fugace colma la mano di fronde e coglie bacche amare, che sostanzialmente vuol dire non provate a seguire i piaceri della carne perché avrete solo delusioni. Quello che stiamo cercando di fare in questa puntata è valutare quali sono le differenze anatomiche, anche fisiologiche, fra il maschio e la femmina dei sapiens, per vedere se i loro comportamenti sessuali così specifici, così particolari, hanno un significato da un punto di vista evolutivo, per vedere quali sono invece quelli che ci sfuggono. Lo facciamo sempre in paragone con il mondo animale, perché qualsiasi tipo di caratteristica è da lì che l'abbiamo derivata, se è vera come è vera la teoria dell'evoluzione. Questo vale anche, e non possiamo naturalmente fare a meno di citarlo, per quella che è l'omosessualità. Ora, questo tipo di pratica, comportamento, atteggiamento, retaggio, poi vedremo bene, è molto diffuso in natura, riguarda la gran parte degli animali e ha un significato che è stato indagato più volte. Può essere da un lato un comportamento che abbassa le tensioni sociali del gruppo, dall'altro può essere che dando un maggiore sfogo alla capacità di avere rapporti sessuali rende più coeso il gruppo stesso, e può essere anche che infine chi non si dedica alla riproduzione o non arriva a riprodursi abbia un certo ruolo nel aiutare a gestire i piccoli, la prole, i figli. Ma è interessante notare come anche storicamente gli uomini, i sapiens, abbiano incorporato questi comportamenti, tanto è che dagli egiziani fino almeno ai romani il fatto di essere omosessuali non era un tabù, non era vietato, anzi era consentito, seppure entro certe regole. Addirittura in alcune società, come in quelle della Grecia, sia a Tebe che a Sparta, i battaglioni sacri erano proprio quelli che andavano in battaglia, cementati anche da un altro vincolo, oltre che quello di patria, di comune, di campanile, diciamo così. Del resto, a Roma la storia forse più commovente, anche la più interessante, è quella tra l'imperatore Adriano e Antino, il suo preferito. Eccolo qua, riprodotto in una statua piuttosto celebre, il collo evidentemente su un altro corpo. Qui si trattava certamente di una relazione di un imperatore, il più potente di tutti, non criticabile da questo punto di vista, con un suo sottoposto, ma siamo vicinissimi, anzi poi arriviamo nell'amore che si vede in quello che poi Adriano ha dedicato ad Antino, nel fatto che Antino fosse poi rappresentato in moltissime maniere e addirittura avesse dato la vita per l'imperatore, affogandosi, lui che era un grande nuotatore, in pochi centimetri di acqua, soltanto per evitare un presagio funesto che minacciava la vita dell'imperatore che lui amava. È il momento di entrare nel dettaglio di questi argomenti, che sono molto interessanti soprattutto per la storia recente, attuale, dei Sapiens. Ben lontano da poter essere considerata un'anomalia, l'omosessualità è presente anche nel regno animale. È stata osservata all'interno di oltre 1500 specie, con motivi e declinazioni diverse. Ci sono insetti omosessuali che si tengono in esercizio quando la competizione per l'accoppiamento con le femmine si fa troppo dura. Tra i pinguini, soprattutto negli zoo, ci sono coppie omosessuali stabili che si prendono cura dei figli degli altri. Se l'omosessualità è diffusa in natura ed è sopravvissuta nel corso della storia, è probabile che rappresenti un vantaggio in termini evoluzionistici. Ma cos'è che la determina? È un'informazione scritta nel nostro DNA?
è l'effetto di cause ambientali o addirittura una libera scelta. Insomma, si nasce o si diventa omosessuali. Nel 1993 il genetista americano Dean Hamer, dopo aver confrontato il DNA di 40 coppie di fratelli omosessuali, ritiene di aver trovato un'analogia in un'area del cromosoma X. Per questo ipotizza l'esistenza di un presunto gene gay. Da allora sono stati fatti molti studi, ma nessuno è riuscito a confermare in modo definitivo questa ricerca sulla base di prove scientifiche. Il limite di una teoria che vede nella genetica l'origine unica del comportamento omosessuale sta in quello che viene definito un paradosso darwiniano. Se l'omosessualità ha una componente genetica ereditabile, resta il fatto che le coppie dello stesso sesso non sono in grado di riprodursi tra loro. Com'è possibile, allora, che il tratto sopravviva all'interno della popolazione nel corso delle generazioni? L'Università del Queensland, in Australia, ha condotto uno studio interessante, ma non per questo conclusivo. Elaborando le informazioni provenienti da quasi 500.000 individui, americani e inglesi, di sesso maschile, ha stabilito che le informazioni genetiche giustificherebbero solo tra l'8 e il 25% dei comportamenti omosessuali. Secondo questo studio, quindi, la maggioranza degli omosessuali sarebbe il risultato di influenze ambientali o biologiche. In questa direzione si era già mosso Jacques Balthasar, zoologo di formazione e responsabile di un gruppo di ricerca in endocrinologia del comportamento. Dopo aver studiato per 35 anni i meccanismi ormonali e nervosi che controllano il comportamento sessuale di animali e sapiens, lo scienziato belga giunge alla conclusione che l'orientamento sessuale sarebbe un tratto complesso. Un orientamento fortemente determinato sin dalla nascita, per un'interazione all'interno dell'embrione tra fattori genetici e ormonali. L'omosessualità, inoltre, non sarebbe solo un orientamento sessuale alternativo, ma si accompagnerebbe a modifiche morfologiche, fisiologiche e comportamentali complesse. Dunque, per Balthasar, ci sono cause non solo genetiche, ma anche epigenetiche. Ma quando si affronta un tema così complesso e delicato, è indispensabile tenere conto anche di altri fattori, come la storia personale dell'individuo e la sua esperienza. Ci siamo fatti parecchie domande durante tutta la puntata e abbiamo non tutte le risposte. Una però la conosciamo sicuramente, cioè che nessun animale come i sapiens ha dato questa importanza così capitale nella sua vita al sesso, alle relazioni che portano al sesso, al di là di quello che è l'aspetto riproduttivo, che invece è comune con tanti altri animali. Abbiamo visto che addirittura siamo arrivati a sofisticazioni che nessun vivente si sarebbe mai aspettato, per esempio il sesso maschile preso come un elemento apotropaico, cioè che ci scaccia lontano il malocchio o la mala sorte. Abbiamo visto dunque un uso spregiudicato del corpo, anche di quello femminile. Abbiamo visto il sesso a pagamento, cose che non si vedono nel mondo animale evidentemente, ma forse l'aspetto in cui abbiamo fatto più differenza è quello culturale, perché effettivamente lì, nella rappresentazione artistica, nella poesia, nella letteratura, nell'arte e nella creazione del mito, i sapiens hanno dato veramente un segno molto particolare. Ma comunque è proprio nell'aspetto artistico che i sapiens hanno dato un carattere differente, dicevamo. Per quello che ci riguarda c'è un'identificazione della passione, dell'amore, del desiderio, tutte queste parole insieme, anche se qualche volta invece avremmo voluto tenerle distinte. Sono 2500 anni che raccontiamo noi sapiens queste cose nella letteratura, ma forse se torniamo indietro di nuovo all'inizio troviamo le stesse ragioni, più forti ancora di prima. A me piacciono i lirici greci, in particolare Ibico, che era della Magna Grecia per la verità. Lui ce la racconta così: ma in nessuna stagione per me Eros riposa, come borea divampa di folgori di Tracia e dal fianco di Cipride, avventandosi con arida follia, impavido e oscuro, con forza lui custodisce saldamente i miei sensi. Eros, di sotto le palpebre azzurrine cupe,
colpendomi con sguardo sfuggente, con ogni sorta di incantesimo di cipride, mi batte senza via d'uscita. Non c'è nessuna possibilità di salvezza quando la passione ti colpisce in questo modo. Questo lo raccontiamo soltanto noi. Presso gli artisti antichissimi non c'era contraddizione fra amore e passione, erano tenute insieme, come pure lo sono evidentemente nel mondo animale, per quello che ne possiamo sapere. E dopo invece la questione è stata più mediata. Pensiamo a Dante, che ama Beatrice di un amore quasi distaccato dal corpo e dalle cose concrete, terrene, reali, un amore divinizzato, ma non può fare a meno di rimanere colpito e cadere come corpo morto cade quando racconta la storia di Paolo e Francesca. È lì che si vede una partecipazione a quella storia, una ricostruzione così intima, partecipata, ben voluta quasi, che fa specie vedere poi i due confinati all'inferno come la morale del tempo richiedeva. E poi ancora la rappresentazione invece plastica del bacio. Pensiamo a quello che è successo a Auguste Rodin, famoso scultore francese, cui venne commissionata un portale che doveva ricalcare, secondo la sua idea, le storie dantesche, l'inferno in particolare, e a quel punto decide di mettere in quel contesto anche Paolo e Francesca avvinti in un bacio clamoroso. Poi non viene realizzata nel portale la statua, viene realizzata a parte in diverse copie, in bronzo, in marmo, ma a vederla ancora oggi desta davvero grande stupore, desta grande partecipazione per come è rappresentato. Un bacio che però costò la censura a Rodin già all'inizio della storia, appena la statua era stata fusa e nell'altra copia scolpita, e infine continua a soffrire gli strali di quella censura fino a oggi, nel 2017, quando da Facebook vengono cancellate le immagini relative a queste sculture di Rodin per un motivo di censura. Troppo sensuale era quel bacio, troppo avvincente, troppo esaltante per i sensi da poter essere rappresentato. Ma è possibile che un bacio possa sconvolgere il pudore, la morale dei sapiens per secoli? Che cosa si nasconde dietro un bacio? Appare come un gesto semplice, spontaneo. Eppure, dietro a ogni bacio si cela un meccanismo complesso e carico di conseguenze. Esiste addirittura una scienza adesso dedicata, la filematologia. Da un punto di vista anatomico, un bacio coinvolge più o meno 14 muscoli labiali e circa 40 tra testa e collo. Ma è a livello chimico che manifesta i suoi effetti più interessanti. Baciarsi provoca il rilascio di sostanze endocrine, come l'ossitocina, l'ormone della filiazione, e la serotonina, il cosiddetto ormone della felicità. Tutte queste sostanze danno un impulso diretto al rinencefalo, che è una delle aree più antiche del nostro cervello ed è connesso alla sfera emotiva. Ma non solo. Durante un bacio, due individui condividono fino a 278 batteri diversi. Questo si rivela molto utile per i loro organismi, dato che il 95% di questi batteri ha effetti benefici. Ma quando e perché i sapiens hanno iniziato a baciarsi? Su questo esistono diverse teorie. La più accreditata è quella del gesto reliquia, sostenuta da Desmond Morris. Nel baciarci risvegliamo sensazioni ancestrali connesse con la sfera del nutrimento e dell'accudimento materno. Morris si riallaccia agli studi di Sigmund Freud, secondo il quale un bacio farebbe riaffiorare il ricordo dell'allattamento, un momento di abbandono e fiducia totale nel proprio genitore. Secondo un'altra teoria, il bacio è lo strumento che i sapiens utilizzano per testare il partner e per scambiarsi informazioni. Maggiore sarà l'affinità, maggiore risulterà il piacere tratto da questo gesto. Ma c'è una terza ipotesi. I sapiens si baciano per rafforzare il sistema immunitario degli individui della coppia e, di conseguenza, dei figli. Qualunque sia la sua origine, il bacio
è un gesto al quale i sapiens attribuiscono una profonda importanza, un gesto fondamentale nella nostra cultura che da sempre avvertiamo la necessità di celebrare e rappresentare. Fin dall'antichità lo abbiamo raffigurato attraverso la scultura e la pittura, lo abbiamo raccontato nei libri, lo abbiamo fotografato e anche cantato. E poi per sempre ti perderò. Abbiamo visto durante tutta la puntata che i sapiens sono indubbiamente ancora animali anche per quello che riguarda le tecniche di seduzione e il sesso. Però qualche cosa di nuovo l'hanno introdotta. Per esempio i beni di lusso, il denaro, sono elementi che non hanno una corrispondenza nei viventi non umani, ma che funzionano benissimo, così come anche il potere. Danno idea in qualche modo al partner che chi ha queste caratteristiche le abbia conquistate grazie a un patrimonio genetico superiore, dunque attraente per l'altro. Diventa la bellezza, per esempio, un canone che può essere utilizzato anche in termini di comunicazione. E poi c'è ancora l'arte, la creatività, questo è un fattore importante insieme al carisma, attrae molto un potenziale partner ed è una caratteristica tipica, non so, dei grandi divi del rock, oltre che dei pittori, dei poeti, dei cantanti. Non esiste il corrispettivo di questo in natura? Ma sì, in qualche modo esiste. Guardiamo per esempio l'uccello giardiniere. Allora, che cosa fa questo simpatico essere vivente? Costruisce un nido straordinario, mette insieme tutto il suo repertorio per fare un nido fantastico. Usa ramoscelli, legnetti, ma lo addobba anche. Insomma, ne fa praticamente un giardino. Quello che trova intorno, oggi purtroppo c'è anche parecchia plastica, diventa un oggetto di ornamento con un piccolo sentiero e l'arrivo al giardino che sarà poi l'alcova e infine il nido dove riprodursi. Cerca di attrarre, cioè la compagna, attraverso questa serie di comportamenti, di atteggiamenti e di creazioni, perché alla fine queste sono creazioni e sono artistiche per lui, quanto almeno le altre lo sono per noi. Dunque qui riscontriamo una qualche similitudine molto stretta rispetto a quello che fanno i sapiens. È attraverso questa attività che l'uccello giardiniere mostra un patrimonio genetico potenzialmente migliore per la femmina, che dovrà essere attratta dall'idea che la prole sarà più robusta, migliore, dunque potrà procrastinare la specie più in là possibile. Però qualche differenza noi sapiens vogliamo conservarla. Per esempio, quando parliamo anche d'amore, e lo teniamo insieme col sesso, perché no, allora lì rivendichiamo il fatto di essere unici, a sentire certe pene, a innamorarsi, a fare cose bizzarre per l'amore. Facciamo anche cose che gli altri viventi evidentemente non fanno. Per esempio, ci dotiamo di tutto un armamentario, come questo braccialino, per esempio, che ricorda un amore. Non importa che sia un amore perduto, un amore futuro, è un pegno, è qualcosa che, diciamo, gli altri viventi non si scambiano, è soltanto nostro, è qualcosa di intimo. Possiamo soffrire su un oggetto come questo addirittura per tanto tempo, però in realtà non sappiamo che cosa provano gli altri animali veramente. Se noi proviamo amore, questo deriva senz'altro da qualche sensazione, emozione che era tipica anche degli altri viventi. Se è valida la teoria dell'evoluzione, è valida anche per i sentimenti e per questo tipo di cose. Nel nome della rosa, Guglielmo da Baskerville interagisce con il suo allievo Azzo, che ha appena conosciuto l'eccitazione d'amore, quasi non sta più nella pelle, non sa come metterlo a freno. Allora che cosa gli dice? Quanto sarebbe quieta la vita senza amore, tanto calma, tanto sicura, eppure così tanto noiosa. Ecco, mi sa che lì sta il mistero che ancora non conosciamo fino in fondo. Andiamo, vieni mister, andiamo. Tu che ne sai?